Quando il 18 febbraio del 1967 mamma Matilde mette alla luce a Caldogno Roberto Baggio, gli astri del pallone subiscono uno scossone e presto capiremo il perché. Il suo idolo non è un premio Nobel e neanche uno scrittore, il suo idolo è Arthur Antunes Coimbra, meglio noto come Zico. L'adolescente Roby ha deciso di voler diventare come lui e soprattutto ha deciso che il suo sogno sarà quello di giocare la finale della Coppa del Mondo, proprio contro la nazionale del suo mito, il Brasile. I gravissimi infortuni di inizio carriera non bloccano la sua ascesa alla gloria e c'è un momento particolare nella definitiva svolta della sua vita da calciatore. Questo momento è datato 17 settembre 1989. La squadra di Baggio, la Fiorentina, perde 3-2 a Napoli contro i fortissimi partenopei di Maradona, che poi andranno a vincere lo scudetto. E fin qui nulla di sensazionale. A creare scalpore è invece ciò che succede al 22esimo del primo tempo, quando Roberto, davanti agli occhi esterrefatti del pive d'oro, prende per un attimo il suo posto. Parte dalla sua metà campo, nasconde il pallone a mezzo Napoli e segna uno dei gol più belli mai visti nella storia della Serie A. Un exploit irripetibile, penserà qualcuno. Beh, si sbaglierà di grosso. Il segnale è chiaro. Sarà Roberto Baggio il prossimo fenomeno del calcio mondiale. Da lì a pochi mesi arriva il primo grande appuntamento con la nazionale, Italia 90. Non parte titolare perché chiuso dal più esperto Vialli e dalla rivelazione Totò Schillaci. Ma come può un talento come lui non emergere al mondiale? Impossibile. Un po' come se il cinema non si accorgesse di Harrison Ford. A Baggio basta la prima partita in cui viene chiamato in causa contro la Cecoslovacchia per lasciare il segno come Zorro faceva con la sua spada. E il gol è di quelli da incorniciare. Magico, come le notti d'Italia 90. L'Italia si ferma in semifinale, ma Roberto nella finalina contro l'Inghilterra timbra il primo dei due gol che consentiranno alla nazionale di vicini di chiudere al terzo posto la competizione iridata. Un gol, tanto per cambiare, con tanto di dribbling di destro e conclusione col piede teoricamente più debole, il sinistro. Quattro anni dopo Roberto Baggio si presenta al mondiale americano da pallone d'oro in carica, dopo diverse annate a dir poco clamorose alla Juventus. Tutta una nazione si appoggia sulle sue spalle magre e ai suoi piedi fattati. L'Italia di Arrigo Sacchi ha in Roberto la sua punta di diamante, il più forte giocatore del mondo, ed è tra le favorite. Roby non parte molto bene, anzi, contro l'Eire nella gara inaugurale è l'ombra di se stesso, ha l'occasione per rifarsi contro la Norvegia nella seconda gara. L'espulsione di Pagliuca a metà primo tempo però lo esclude dal match per necessità tattiche, ma contro il Messico sembra non cambiare nulla, Baggio non incide, sembra quasi fuori forma e delude ancora. Al termine di quel match la celebre frecciata di Roby Nud Agnelli, sembra un coniglio bagnato, sono le parole che pronuncia l'avvocato ai giornalisti. La nazionale, passata agli ottavi per il rotto della cuffia come miglior terza dei gironi, affronta la Nigeria. Sembra tutto finito, con i nostri in 10 e gli africani in vantaggio. Nessuno pare avere la forza di poter pareggiare, ma ecco che improvvisamente una luce divina illumina il buio di quell'orrendo pomeriggio. In piena area Roberto riceve palla da Mussi e con un vero e proprio colpo da biliardo trova l'angolo impossibile tra i difensori e il portiere nigeriano. Roberto esce dal suo personale incubo e improvvisamente il cielo americano, da nero, diventa tutto azzurro. Baggio si sblocca come braccio di ferro con gli spinaci. Nei supplementari si vede il pallone d'oro in carica, pennellata magica per l'inserimento di Benarrivo e rigore per noi. Chi può andare dal dischetto se non lui? Destro al limite dell'errore, palo, gol. La Nigeria si arrende alla legge del divin codino e siamo ai quarti dove ci attende la Spagna. Fa sempre più caldo in quel mondiale e le energie sono sempre di meno. Sul punteggio in equilibrio, a 3 minuti dalla fine, Baggio però riesce a trovare la forza per un ultimo sprint. Lanciato da Signori, salta alla sua maniera zubizzarreta e trova un altro angolo impossibile. Ora viene il gioco duro, ma è proprio quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare. Semifinale mondiale, la Bulgaria di Stoichkov è l'ultimo grande ostacolo prima della finalissima. Un Baggio in totale trance agonistica si prende gioco del caldo, dell'intera difesa avversaria e piazza altre due perle di saggezza della sua interminabile collana. A 15 minuti dalla fine un risentimento muscolare lo costringe ad uscire anzitempo dal suo glorioso match e la sua presenza nella finalissima di Pasadena contro il Brasile è in forte dubbio. Baggio, dopo varie cure in pochi giorni, decide di giocare, ma non è lo
qualsiasi giocatore mirato contro la Spagna e la Bulgaria. La partita è tiratissima, nessuna delle due squadre riesce a sbloccarla e si va ai temutissimi penalty, esattamente come 4 anni prima a Italia 90. Sbagliamo con Massaro e Baresi, mentre il Brasile ne fa 3 su 4 ed è a un passo dal titolo iridato. L'ultimo rigore che può tenerci in vita o mandarci all'inferno lo calcia proprio Roberto. La potenza del tiro è forte, troppo forte, talmente forte da far finire il pallone addirittura alto. Per Roberto è un'intera nazione e una delusione immensa, ma coraggio Roby Baggio, in fondo non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Il 30 aprile del 1997 l'allora tecnico della nazionale Cesare Maldini decide di richiamare Baggio in nazionale, quella seconda pelle che Roby aveva ormai perduto da circa 2 anni. Il divinco Dino nella gara contro la Polonia si ripresenta nello stesso stile con il quale aveva lasciato, con un gol dei suoi, scartando mezza difesa e ovviamente anche il portiere. Baggio zittisce chi gli aveva pronosticato un addio anticipato in azzurro. Cesare Maldini non può non convocarlo per Francia 98 e d'altronde un mondiale senza Roberto Baggio è come la pizza senza mozzarella, è come Romeo senza Giulietta, è come uno smartphone senza internet. Roberto parte titolare solo perché Alessandro Del Piero è reduce da un infortunio e non ci si può che affidare a lui in coppia con Cristian Vieri. Bobone prende e ringrazia. Nella gara di esordio contro il Cile, Roby ne combina una delle sue. Sul lancio della nostra metà campo, addomestica il pallone come il miglior padrone farebbe col suo Doberman e fa uscire dal cilindro il magico assist per Vieri, che segna. Ma anche un mondiale senza un gol di Baggio è atipico. Così, nella stessa partita, a pochi minuti dalla fine, con l'Italia in svantaggio per 2-1, è ancora una volta lui a caricarsi sul groppone il destino degli azzurri. Si procura il rigore a pochi minuti dalla fine. Inevitabilmente gli ritorna negli occhi il fantasma americano di Pasadena. Ghostbusters Baggio lo disintegra, battendo Tapia sul suo palo ed evitandoci la sconfitta all'esordio. Nello stupore generale, agli ottavi contro la Norvegia viene accantonato per far posto a Del Piero, che in forma precaria delude su tutti i fronti, sbagliando gol e non risultando mai decisivo. La nuova occasione per Roberto capita ai quarti, nel delicatissimo match contro il padrone di casa della Francia. Esce Del Piero, entra Baggio e in tutti aumenta il rimpianto di non averlo visto sin dall'inizio. Una sua giocata volante su assist di Albertini non ci manda in semifinale per una questione di centimetri. La sfortuna è ancora una volta compagna di questo straordinario campione, ma lui non è tipo da fermarsi alle difficoltà. La gara si prolunga fino ai rigori e qui è ancora una volta glaciale dagli 11 metri. Questa volta non è lui a doversi disperare per l'errore fatale, ma Di Biagio. Nel giorno del suo addio al calcio a 37 anni, il 16 maggio del 2004, in occasione di un Milan-Brescia, un intero stadio gli regala un applauso infinito. Ma il 28 aprile dello stesso anno è il giorno più emozionante. A Roby viene concessa l'opportunità di rigiocare in nazionale dopo 6 anni. Nell'amichevole contro la Spagna è un fiume di applausi e lacrime e anche lui a stento riesce a trattenere un pianto che quasi sicuramente negli spogliatoi sarà esploso. Roberto Baggio è stato il fuoriclasse con la F maiuscola, il campione senza schema e senza maglia, se non proprio quella della nazionale italiana, che ha sempre amato particolarmente, inseguito fino all'ultima goccia di sudore che aveva in corpo. Roberto Baggio ci ha lasciato in dono una lezione fondamentale, la lezione che bisogna sempre combattere dinanzi alle difficoltà e cercare sempre di rialzarsi nei momenti duri ai quali la vita inevitabilmente ci mette di fronte, proprio come faceva Rocky Balboa contro Apollo Creed e Ivan Drago. Ma se quello è solo un film, la sua storia, la storia di Roberto Baggio, è esistita realmente, dimostrandoci che si può riemergere anche dopo 7 operazioni chirurgiche, anche dopo un rigore sbagliato in una finale mondiale, anche dopo tante panchine, anche dopo tanti titoli di giornalisti che lo davano per finito. Roberto Baggio fa rima con coraggio, quello che ha sempre dimostrato nei momenti in cui serviva, ma fa anche rima con raggio, quel raggio di sole che è sempre rispuntato nella sua vita calcistica e che in ognuno di noi rispunterà sempre.